mister a Palermo Gardini, che lei ha avuto il piacere, comunque ha avuto il piacere di lavorare a Verona. Cosa ci vuol dire del dirigente? Beh, Giovanni è un grande dirigente, insomma, poi abbiamo anche un buon rapporto da tanti anni e niente, gli auguro di fare benissimo, come giustamente ha fatto a Verona in tante altre piazze. Comunque è una persona di calcio, è una persona che ha una grande passione e quindi credo che sia un bene per Palermo. Il City Group può essere anche un'opportunità per i club italiani da prendere come esempio per cercare di proiettarsi anche in ottica futura verso un calcio più internazionale? Ma ormai tante società italiane sono in mano un po' a gruppi stranieri, quindi ben vengano, sicuramente è un gruppo importante, mi auguro che oltre all'importanza sia anche fortunato a riportare insomma, il Palermo insomma, dove merita. Mister, Palermo una squadra completamente rivoluzionata rispetto a quella che ha poi vinto i playoff di Serie C, una guida nuova dopo l'addio di Baldini, per quanto riguarda il Corini, il nuovo tecnico che ormai praticamente all'ottava, si approssima all'ottava di campionato, cosa pensa di questo nuovo Palermo? Ah, sai, Eugenio comunque conosce bene la categoria, conosce bene la piazza, quindi credo che sia la persona giusta per dare continuità a quello che è stata insomma, la vittoria dello scorso anno. È un campionato difficile, io l'ho visto poco il Palermo, l'ho visto anche in una partita che ha perso l'ultima. È un campionato difficile, bisogna stare lì, bisogna sempre stare sul pezzo, come si dice, perché le cose possono cambiare in fretta. Però credo che insomma una società forte dietro, un allenatore che conosce bene anche lì, giocatori bravi, e sono, devo fare anche, magari se mi permettete di fare i saluti a Soleri, che è stato un mio giocatore in cui veramente sono molto legato e sono contento che, come che sia anche un giocatore importante, quando entra fa sempre bene. Che dire, è un campionato difficile. Lo scorso anno è stato molto determinante. Infatti era un giocatore che non sarebbe mai dovuto andare via e tra virgolette sono contento che sia venuto qua, che abbia fatto bene e che si stia ritagliando dei momenti importanti in una società importante. Mister, in generale quali sono i segreti per fare bene in un campionato difficile e lungo come la Serie B? I segreti, è difficile dire quello, è un campionato come hai detto te, è un campionato lungo, difficile, tante società, tante squadre, un potenziale tecnico importante, io credo che è un campionato in cui devi stare lì, devi sempre stare lì, mai abbattersi, sicuramente possono essere momenti più o meno negativi, però credo che la continuità sia la forza, di, insomma, quindi magari anche un pareggio quando può sembrare un po' strano, però muove sempre. È un campionato difficile, quindi bisogna fare molta attenzione, perché credo che siano tante le squadre quest'anno e ancora credo che l'equilibrio non si sia spostato, quindi bisogna veramente stare lì, sul pezzo. Bene. Una domanda che la posso fare, mister. C'è un'invasione di allenatori stranieri, anche addirittura di Genoa, preso Blessin, ma gli allenatori italiani non sono più bravi? Non lo so, sono delle mode, adesso va questa moda qui, speriamo che ritorni la moda di quelli italiani, io credo che noi non abbiamo niente da imparare dagli allenatori stranieri, però questo è, bisogna saperci adeguare e aspettare nuove fortune.